Bonjour à tous, comment ça va? Pas de souci si vous avez des difficultés avec la langue française. Aujourd'hui, ce sera le tour des verbes du deuxième groupe, le verbe onir. Et le lexique concerne la cuisine française. On y va? Il existe donc plusieurs types de verbes onir. Ci sono diversi tipi di verbi onir. Vedremo che il modello di base è finir, considerato del secondo gruppo ma regolare. Ci sono altri verbi in ir che invece non si comportano come finir, ma hanno altre desinenze, quindi altre caratteristiche. Appartengono quindi al terzo gruppo, le troisième groupe. La cuisine française aujourd'hui, la bouillabaisse, è una specie di zuppa di pesce. Quels sont donc les verbes onir du deuxième groupe? Comme on a déjà dit, le modèle est le verbe finir. La cuisine française, la quiche lorraine. À l'indicatif présent, les verbes du deuxième groupe onir ont cette terminaison-ci. I, ils sont, isse, is. Osservate che il je e il tu sono uguali, cambia la terza persona singolare. A differenza dei verbi onir, che invece mantengono l'uguaglianza, il je e il, mentre il tu prende la s. I verbi che terminano in ir, il cui modello resta sempre finir, hanno questa regolarità. La cuisine française, le croque-monsieur, è una specie di tostone. Voilà les présents de l'indicatif du verbe finir. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Come si comporta all'imperfetto finir? On va le voir ensemble. Mais la cuisine française, ici, ce sont les escargots, la bourguignon. Voilà l'imparfait de finir. Je finissais, tu finissais, il finissait. Nous finissions, vous finissiez, il finissait. Osservate una cosa, il finissait, singolare, ha la stessa pronuncia di il finissait, plurale, ma la desinenza e quindi la grafia è completamente diversa. Da dove inizio per fare l'imperfetto? Come nella maggior parte dei verbi, parto dal nous del presente. Nous finissons, tolgo la desinenza on del presente del nous, quindi j'enlève on, il reste finis, mi resta la radice. Alla radice ci attacco le desinenze dell'imperfetto, che se vi ricordate da come avevamo anche visto in classe, sono le stesse desinenze anche del condizionale, la cui radice però è completamente diversa. La cuisine française, ici, c'est la tarte tatin, una specie di torta di mele. Ici, vous avez d'autres verbes comme finir, altri verbi che si comportano come finir e quindi appartengono al secondo gruppo onir. Choisir, établir, accomplir, agir, s'assoupir, bâtir, épanouir, fleurir, élargir, saisir, rétablir, scegliere, stabilire, adempiere o realizzare. Agire, assopirsi, costruire, sbocciare, permettere di realizzarsi, fiorire, elargire, cogliere, afferrare un concetto e ristabilire. La cuisine française ici, c'est la galette, tipico dolce della Bretagna. Voilà le participe passé des verbes du deuxième groupe onir, dont le modèle est toujours finir. Tutti questi verbi si comportano proprio come il verbo finir, finire. Non sono tutti questi, però ce ne sono molti di più. Questi sono i più utilizzati nel quotidiano e degli esempi. Choisir, j'ai choisi. Établir, tu as établi. Accomplir, il a accompli. Agir, elle a agi. S'assoupir, on s'est assoupi. Bâtir, vous avez bâti. Épanouir, ils ont épanoui. Fleurir,
Elles ont fleuri, élargir, j'élargis, saisir, on a saisi, rétablir, nous avons rétabli. Come mai s'assopire è evidenziato in giallo? On va les voir ensemble. La cuisine française ici, ce sont les croissants. Per formare le frasi con i tempi composti, come per esempio un passato prossimo, utilizzo l'ausiliare avoir, avere. Il modello dei verbi del secondo gruppo nir resta sempre finir, donc, per fare un esempio, tu hai finito, tu as fini. Non è accordato il soggetto con avoir, non accordo in questo caso con il soggetto. Facciamo altri esempi. Ho scelto, j'ai choisi. Tu hai stabilito, tu as établi. Egli ha compiuto, il a accompli. Lei ha agito, elle a agi. Ma se mi trovo di fronte a un verbo pronominale o riflessivo, come per esempio s'assopire, assopirsi, non posso più utilizzare l'ausiliare avere, ma devo utilizzare l'ausiliare être. Assopirsi diventa noi ci siamo assopiti. In questo caso, utilizzando il verbo essere, accordo il participio passato con il soggetto. S'assoupir, nous nous sommes assoupis. Assoupis, pur avendo la stessa pronuncia, una grafia diversa, e non mi devo dimenticare dell'accordo con il nous, quindi con il plurale. La cuisine française ici, ce sont le crêpe. Ci sono verbi che terminano in ir, ma che non appartengono al secondo gruppo. Quindi non seguono il modello di finir. Sono verbi che terminano in ir, ma sono considerati irregolari perché il modello regolare resta finir e tutti i verbi che assomigliano a finir. Quindi questi verbi del terzo gruppo non hanno le stesse desinenze di finir, quindi non hanno i, ison, isse, is. Il existe d'autres verbes en ir qui appartiennent au troisième groupe. Ils sont en ir, mais irréguliers. Ils n'ont pas les mêmes désinences. I, ils sont, isse, is. La cuisine française ici, la fondue savoyarde. Par exemple, les verbes ouvrir et partir. Sono verbi del terzo gruppo, non seguono quindi le caratteristiche, le stesse desinenze dei verbi del secondo gruppo, il cui modello è finir. La cuisine française, ici, c'est la fondue bourguignonne. Voilà le présent du verbe ouvrir. J'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Osservate che, a differenza del modello finir, ritorniamo con la S del tu, mentre je e il sono uguali, hanno la stessa desinenza. Altri verbi che si comportano come ouvrir sono couvrir, découvrir, cueillir, accueillir, souffrir, coprire, scoprire, cogliere, accogliere, soffrire e alcuni altri. La cuisine française aujourd'hui, ce sont les huîtres au citron. Voilà le présent du verbe partir. Je pars, tu pars, il part. Nous partons, vous partez, ils partent. Et come partir, anche sortir, dormir, servir, mentir, se repentir, uscire, dormire, servire, mentire, pentirsi. La cuisine française, ici, le cassoulet à la française. È una specie di stufato piuttosto sostanzioso e saporito.